Ok, bene, direi che possiamo partire. Allora, per prima cosa, prima di iniziare, facciamo una piccola premessa su cosa sono fatture self e cosa sono, e cosa è fattura self pro. Praticamente questi sono due programmi che lo studio può dare in dotazione ai propri clienti per renderli autonomi nell'emissione appunto dei propri documenti in formato elettronico e non. La differenza sostanziale tra i due prodotti qual è? Che fattura self principalmente ci consente di emettere, e lo vedremo dopo, solo documenti in formato elettronico. A grandi linee, mentre invece Fattura Self Pro ha delle funzionalità aggiuntive, quindi ci consente di emettere sì documenti in formato elettronico, ma oltre a questo di emettere anche documenti in formato cartaceo, come ad esempio delle bolle di trasporto, come ad esempio dei preventivi, come ad esempio appunto dei DDT. Quindi ha delle funzionalità appunto aggiuntive. Fattura Self Pro è nato dopo Fattura Self e quindi è stato implementato con altre gestioni. La configurazione che lo dovrà fare lo studio per attivare Fattura Self è pressoché quasi Fattura Self normale e Pro è quasi identica, adesso tra poco la vedremo, però era giusto per dare una premessa sulle distinzioni principali, tra virgolette, tra i due applicativi. Allora, un'altra cosa, Fattura Self e Fattura Self Pro sono accessibili sia dai desk, che voi tutti magari conoscete già, quelli che lavorano lato studio, oppure altrimenti da browser di navigazione, ovvero utilizzando appunto il sito PassGo, che sarebbe il sito che solitamente viene dato appunto al cliente per accedere nella propria installazione di Fattura Self, Self Pro per emettere i propri documenti. Ecco, voi nel mentre diciamo c'è la diciamo, dimostrazione, l'illustrazione, tra virgolette, scrivetemi appunto nella sezione domande se c'è qualcosa da chiedere, da approfondire, che dopo ogni tanto ci do un'occhiata e poi vi do le dovute risposte. Quindi, come vi dicevo, è un programma accessibile in cloud, quindi da pagina web che è quella di passgo.it, che è quella che abbiamo aperto sotto, oppure direttamente dai desk. Vediamo adesso i primi step, ovvero la configurazione che lo studio dovrà fare per attivare i propri clienti, appunto, Fattura Self o Fattura Self Pro. Quindi, il primo step è quello dello studio, ovviamente, di entrare all'interno della propria installazione di Passcom con l'utente admin. Una volta effettuato l'accesso al cliente admin, andare appunto nella gestione utenti, quindi in servizi, configurazione, amministrazione utenti. Effettuato l'accesso appunto all'interno della gestione utenti, bisognerà per prima cosa creare dei gruppi specifici. Se voi decidiate appunto di dare al cliente appunto per sue esigenze Fattura Self, nella gestione gruppi dovrete creare un gruppo che si chiama Fattura Self. Semplicemente voi fate un nuovo inserimento, date la descrizione che volete, quello che è il tipo gruppo deve essere in questo caso Fattura Self. Quindi, primo step è creare un gruppo specifico per gli utenti ai quali voi attiverete Fattura Self. La stessa cosa vale appunto per Fattura Self Pro, ovvero creare un gruppo specifico agli utenti per i quali attiverete Fattura Self Pro invece. Quindi, come vedete, il tipo gruppo è specifico per entrambe le procedure. Quindi, primo step è andare nell'amministrazione con l'utente admin e la gestione utenti, andare nella sezione gestione gruppi e creare appunto il gruppo specifico Fattura Self o Fattura Self Pro. Lo step successivo invece è quello di creare un utente assegnato al gruppo specifico. Quindi, successivamente, per far sì che la nostra azienda possa accedere in Fattura Self ed emettere i documenti in maniera autonoma, dobbiamo creargli un utente d'accesso. Quindi, nella creazione dell'utente andiamo a indicare il gruppo di appartenenza, che in questo caso può essere Fattura Self o Fattura Self Pro, descrizione del login dell'utente, quello che vogliamo, azienda, diciamo così, che quest'utente dovrà gestire. Perché la particolarità di Fattura Self e Fattura Self Pro è che sono appunto delle estensioni, tra virgolette, dell'installazione di Passcom, ovvero il cliente azienda lavora in autonomia in Fattura Self e Fattura Self Pro e nello stesso tempo condivide la base dati con l'installazione del commercialista. Quindi questo fa sì che ogni volta che l'azienda emette una fattura, questa sia già registrata in prima nota, che ogni volta che l'azienda codifica un cliente, questo sia già presente nella rubrica unica dell'azienda del lato Passcom. Quindi per questo, in fase di creazione dell'utente, noi oltre a creare il gruppo specifico, dobbiamo creare appunto un utente ad hoc da dare direttamente all'azienda, in cui nel campo azienda andremo a richiamare il codice, la sigla dell'azienda per cui vogliamo dargli l'accesso in Fattura Self o Self Pro.
E quindi questo, diciamo così, è il primo step. Queste cose, come ho già detto prima, che molti sono collegati adesso, quindi la prima configurazione e quant'altro, la possiamo trovare sulla nostra area di EduPass, quindi il nostro sito di formazione, cercando nella sezione pillole sia Fattura Self che Fattura Self Pro. E abbiamo praticamente le pillole di riferimento che spiegano appunto l'accesso, come codificare gli utenti, come codificare i gruppi, ed è tutto documentato già in queste due pillole specifiche. Ed è stata questa appunto una motivazione per la quale questa mattina ho deciso, diciamo così, di non fare delle slide specifiche, perché appunto rivedremo sempre di nuovo questi step di prima inizializzazione. Quindi, come vi dicevo, primo step, accedere all'installazione di Pascom, andare nella gestione utenti con la funzione dell'utente amministratore, andare nella gestione gruppi, codificare un gruppo specifico, Fattura Self, Fattura Self Pro, in base alle varie attivazioni, e ad ogni utente che andiamo a creare, andare appunto ad assegnare il gruppo di riferimento. Come possiamo vedere nella mia installazione di prova, io ho alcune aziende a cui ho associato Fattura Self Pro e alcune aziende in cui ho associato Fattura Self. Un'altra cosa, giusto che tanto l'ho già specificato prima, abbiamo detto che chi utilizza Fattura Self Pro praticamente sono delle estensioni dell'azienda presente in Pascom. Di conseguenza, molte gestioni principalmente devono essere attivate lato commercialista nella codifica appunto dell'azienda. Cioè, ad esempio, se abbiamo un'azienda in cui deve essere gestita, non so, l'emissione, di una fattura con ritenuta ed esempio anche l'ENASARCO, è necessario che prima il commercialista, dopo aver fatto le dovute attivazioni, vada nell'anagrafica dell'azienda in questione, okay, nei dati aziendali e per prima cosa nei parametri contabili vado ad attivare ad esempio la gestione dell'ENASARCO. Oltre a questo, nei dati contabili vado ad attivare nei parametri di magazzino anche la gestione della ritenuta sui documenti emessi. Quindi con queste due tipologie di procedure, Fattura Self e Fattura Self Pro, la base dati e quindi la configurazione che sta appunto nel funzionamento dell'azienda è da fare direttamente come secondo step dopo aver creato l'utente, direttamente appunto all'interno di Pascom. Fatta poi appunto la dovuta configurazione dentro l'azienda, lato azienda appunto come abbiamo visto adesso, e lato della gestione utenti, dal menu servizi, configurazione e amministrazione utenti, possiamo trasmettere alla nostra azienda le credenziali per accedere alla propria installazione e una volta che effettuerà l'accesso vedrà appunto solo i suoi dati, quindi solo la sua base dati. Andiamo a vedere adesso, ad esempio, un'installazione Fattura Self e poi alcune installazioni di Fattura Self Pro con le varie differenze. Dopo poi rispondo anche alle domande, voi nel mentre se vedete qualcosa scrivete pure che poi dopo vi do i dovuti chiarimenti. Allora, questa è l'installazione di Fattura Self. Okay? Quindi l'utente Fattura Self, quando accede nella sua procedura, vede solo la griglia dei documenti. Come ho detto all'inizio, Fattura Self ci consente di emettere documenti, diciamo così, nativamente elettronici, quindi possiamo fare fatture, ogni tipologia di TD e note di credito. Non gestiamo documenti di forma cartacea. Ok? Il menu è abbastanza semplice, la griglia dei documenti, in questa griglia, e lo vedremo dopo che l'ho codificato in altre installazioni, oltre ai documenti attivi, che sono quelli che vediamo appunto in nero nella griglia, ci saranno anche dei documenti codificati di colore verde, che sono i documenti relativi al ciclo passivo. Questi documenti verranno visualizzati in Fattura Self e Fattura Self Pro, con il medesimo funzionamento, grazie appunto al codice destinatario di Passepartout, che è il codice che bisognerà fornire appunto a tutti i fornitori per quanto riguarda appunto il ciclo passivo di queste aziende ed inserire anche eventualmente per scrupolo e per sicurezza nell'area fatture corrispettivi della singola azienda. In questo modo ogni volta che l'USD riceverà una fattura passiva di questo soggetto, grazie al codice destinatario di Passepartout lo porterà direttamente nel nostro portale dei servizi che di conseguenza farà come poi fa un po' il postino. Transiterà appunto queste fatture direttamente nel Fattura Self Pro dell'azienda in questione e sarà poi visualizzabile. Quindi abbiamo detto griglia documenti, possibilità di emettere documenti in formato elettronico, pulsantiera più in basso, tra virgolette, con tasto nuovo, duplica documento, visualizza documento per visualizzare un foglio di stile, copia di cortesia, invio email e invio direttamente allo SDI, al nostro sistema di interscambio. Sempre in Fattura Self, a parte la griglia dei documenti, abbiamo poi la possibilità di poter ricercare i documenti per anno e visualizzarli tutti.
E qua c'è una griglia di ricerca interattiva, nel senso che ci consente di fare le ricerche su tutte le colonne presenti in questa griglia. Per esempio, volessi trovare un documento che ha come totale 610 euro, mettendo 610, il programma mi fa la ricerca sulla colonna del totale. Se volessi fare una ricerca invece con descrizione, metto la parola chiave e lui fa la ricerca direttamente sul campo cliente. Quindi la ricerca è molto utile. Sempre in fattura self, qui in alto abbiamo in alto a sinistra il tastino fattura self che ci consente di vedere alcune funzionalità presenti nella nostra installazione, ovvero l'import delle fatture emesse, perché sia fattura self che fattura self pro consentono di importare dei documenti emessi da terzi applicativi, quindi questo può essere molto utile se ad esempio un'azienda ha già un suo gestionale che produce solamente il file XML, ma non ha poi la parte relativa all'invio del documento allo SDI. Di conseguenza, dotandolo appunto di un fattura self pro, con il tasto import fatture emesse, noi possiamo importare questo documento direttamente appunto in fattura self per poi trasmetterlo allo SDI. Infatti, come vediamo, l'import delle fatture emesse ci consente appunto di selezionare la directory in cui sono presenti questi file elettronici o questo file elettronico, di spuntare la casella se il documento è già stato inviato allo SDI, quindi se io non la spunto il programma mi consentirà dopo l'importazione di trasmettere questo documento ed eventualmente anche di fare la registrazione in prima nota. Perché come ho detto all'inizio, la comodità tra virgolette nell'utilizzo di fattura self o fattura self pro nei confronti anche dello studio è che tutto quello che già inserisce l'azienda nella propria estensione appunto di queste due viene riportato già in automatico nel database dell'azienda di Pascom, quindi troviamo già le fatture registrate in prima nota, troviamo già i clienti codificati nella rubrica unica. Quindi è molto importante avere questa integrazione totale al 100% per evitare appunto la ridondanza dei dati, quindi quando un'azienda fa una fattura in automatico la troviamo già nella prima nota e dopo andremo a vedere nel caso specifico. Oltre a questo abbiamo una funzione, documenti pubblicati dallo studio, una funzione introdotta con la versione 2021D, quindi verso maggio, insomma, che consente, diciamo così, allo studio di creare, ovviamente di stampare dei documenti su una stampante di archiviazione che si chiama la stampante DocVision, in modo tale da rendere a disposizione i documenti a chi utilizza Fattura Self o Fattura Self Pro o le altre varie installazioni. Nel senso che lo studio, ad esempio, fa una stampa del modello F24 e la invia sulla stampante DocVision. Una volta parametrizzata appunto la pubblicazione dei documenti, l'azienda da fattura self o fattura self pro potrà vedere i documenti che gli ha mandato lo studio. Esempio, qui vado su documenti pubblicati dallo studio, dove avere qualcosa, adesso se no c'era solo altre installazioni. Vediamo gli anni archiviati, quindi 2020-2021, e i documenti appunto che lo studio mi ha pubblicato, quindi in questo caso un modello F24, nel mio caso che ho creato ieri l'archivio, insomma. Okay? Quindi questa sezione ci consente appunto di scambiare i documenti fra lo studio direttamente e l'azienda. Poi c'è l'account di posta per inviare i documenti, quindi per codificare un account di posta elettronica o comunque in questo caso è una stampante di posta da utilizzare per far sì che da fattura self o self pro si possano inviare i documenti direttamente via email come copia di cortesia, modifica password, modifica interfaccia. Quindi questo è quello che troviamo nel tasto funzioni in alto a sinistra di fattura self. Vediamo un po' l'emissione di un documento. Nuovo inserimento, tipo di documento, quindi andiamo nel campo documento, abbiamo il tasto con le tre lineette, qua possiamo scegliere le varie tipologie di documenti da emettere, qua con altre possibilità di ETD da inserire, ETD 24, sezionale, quindi il primo campo che troviamo qui è il sezionale, anche questo se nell'azienda abbiamo codificato più sezionali per l'emissione dei documenti li possiamo visualizzare direttamente in questo campo, auto è il numero del documento che il programma dà in automatico seguendo appunto la numerazione dei sezionali. Cliente con F2 vediamo l'elenco dei clienti che ho codificato al momento all'interno di fattura self. Modifico i clienti già inseriti, seleziono i clienti già inseriti, nuovo inserimento, codifico appunto un nuovo soggetto. Può essere privato, come per una persona fisica, oppure lo posso codificare come impresa, come azienda.
inserimento al volo, mettiamo i dati anagrafici. Con il tastino calco il codice fiscale in automatico ci calca il codice fiscale del soggetto in base ai dati anagrafici inseriti. Ok, abbiamo poi i vari dati in riferimento appunto all'indirizzo, alla località, l'email, la PEC ed eventualmente il tipo di fattura elettronica. Quindi in questo caso, se fosse un ente pubblico, dovremmo indicare il tipo soggetto PA col codice univoco relativo alla PA. Altrimenti una fattura tradizionale B2B con il codice univoco del soggetto. Se ci sono poi particolari condizioni da applicare, come il debito del bollo oppure la gestione dello split payment, posso codificarlo direttamente già qui nell'anagrafica. Se volessi che il programma in automatico mi riportasse il codice IVA già specifico in queste, diciamo per questo cliente, posso andare a codificarlo direttamente in questo campo. Confermo l'inserimento e ho già codificato il mio cliente. Questo cliente, Rossimario, ce lo troveremo già in automatico e dopo lo vedremo all'interno della rubrica unica dell'azienda, appunto, dell'azienda presente nell'installazione di Pascom. Quindi abbiamo il campo cliente, ci spostiamo sul campo descrizione per quanto riguarda appunto il corpo del documento. Anche qui, tasto di ricerca F2, abbiamo gli articoli già codificati, quelli che ho codificato ieri in realtà. Modifica, li posso modificare, nuovo inserimento, vado a codificare appunto i nuovi articoli. Tipologia dell'articolo che posso codificare, un articolo di tipo merce, spesa o prestazione. Gestione peso netto, peso lordo, dopo lo possiamo vedere. Descrizione. Descrizione dettagliata che si apre appunto dopo aver inserito la descrizione tradizionale dell'articolo. Qui nella dettagliata abbiamo implementato inizio 2021, se non ricordo male. Il programma ci dà la possibilità di poter inserire appunto una descrizione con più di 1000 caratteri, o 1000 caratteri se non ricordo male. Unità di misura e prezzo. Quantità. Qua abbiamo la colonna dello sconto in cui possiamo indicare la percentuale di sconto da applicare, ma nel caso in cui invece avessimo più sconti, quindi 10 più 10 più 5, al momento anche il fatto che funziona così, non possiamo gestire questa funzionalità, quindi nel fare 10 più 10 più 10, ma dobbiamo appunto inserire direttamente l'importo dello sconto con segno negativo. Quindi se il mio sconto in realtà in questo caso è facendo la somma di, non so, 50 euro, indico meno 50 e il programma applica lo sconto. Quindi o indico il valore positivo, in questo caso è percentuale, oppure il valore negativo dello sconto già calcolato con l'importo effettivo dello sconto. E via discorrendo, nel corpo posso codificare appunto più articoli e fare vari richiami. Se dovessi inserire invece un articolo puramente descrittivo, ho il tastino inserimento riga di nota. Devo inserire una descrizione, una tantum, diciamo così, direttamente nel corpo del documento. Per quanto riguarda il tipo documento TD24 che ho emesso in questo caso, ovviamente è una fattura differita. Se questa fattura differita dovesse essere stata generata da più DDT, qui in alto ho il tastino riferimenti DDT che ci consente appunto di indicare i DDT appunto di riferimento che hanno generato appunto questa fattura differita. Quindi facciamo DDT 5, non so. Tempo, tipo. E vado a codificarli. Sempre qui, guardando la parte destra della videata, abbiamo le spese, il tastino spese accessorie in cui possiamo indicare la spesa relativa al trasporto o alla banca, con anche l'aliquota appunto da applicare. Nel campo rate invece vediamo l'importo del documento e le rate, quindi le scadenze che vengono generate in base al codice di pagamento che indico in questo campo. In questo caso facciamo 3060. Posso modificare anche la gestione delle rate, ovvero se magari una rata è stata pagata in contanti o in bonifico, posso andare sulla singola rata a cambiare il tipo di pagamento. Questo è importante non tanto lato emissione del documento, quindi dato azienda, ma è importante appunto, cioè importante, sì, è importante anche lato installazione Pascom, perché in base al tipo di
pagamento che vado a codificare, il programma poi sa se la scadenza presente in prima nota deve essere saldata in parte oppure no. E qua faccio l'esempio contanti. Attivando il titolo di campo del codice di pagamento, poi qua in basso posso indicare anche l'IBAN che si può codificare direttamente nella tabella banche che viene aperto nel singolo documento. Quindi qua posso fare un nuovo inserimento di un IBAN, posso codificarlo con IT, CIN, ABI, CAB e quant'altro, oppure fare un inserimento manuale dell'IBAN. Magari mi dà dei messaggi di controllo. Infatti non va bene perché l'IBAN è codificato e costruito male, però ovviamente utilizzando un IBAN corretto il programma consente appunto di farne il salvataggio. Quindi possiamo codificarlo o manualmente oppure utilizzando l'ABI, il CAB, il conto corrente. Posso codificarne anche più di uno di IBAN. Poi se c'è un indirizzo di trasporto particolare o da diversificare per la merce lo posso indicare direttamente qui nel campo indirizzo, come anche appunto la località, quindi abbiamo dei campi di richiamo. Il vettore relativo appunto al trasporto lo posso codificare direttamente qui nel campo vettore, quindi qua posso mettere il mio vettore, ad esempio, non so, la GLS o qualsiasi altra tipologia di vettore da richiamare all'interno del documento. La forma appunto è il tipo di trasporto, se è porto franco o porto assegnato, quindi dati relativi appunto poi che viene stampato nel documento. L'aspetto dei beni, il numero di colli e il peso. Posso indicarli in questa sezione del piede. Se volessi allegare al documento un PDF o quant'altro, posso andare nel campo allegati e andare a richiamare appunto l'allegato da riportare all'interno della fattura elettronica, quindi un campo allegati specifico. Se c'è una causale specifica dal documento la posso inserire. E se ci sono da indicare anche dei riferimenti, quindi magari deve mettere un documento dove mi serve l'indicazione del CIG o del CUP, ad esempio, qui ho il tastino riferimenti. E posso indicare queste due tipologie di dati. Solitamente sono dati che vengono più richiesti, diciamo così, per quanto riguarda l'emissione delle fatture in formato elettronico verso la pubblica amministrazione. Quindi tipo, ordine di acquisto, contratto, convenzione, data, CIG e CUP, e questi vengono scaricati direttamente appunto all'interno del file XML. Salvo il documento l'abbiamo già codificato nel nostro elenco, quindi il nostro documento di Mario Rossi. Con visualizza, lo visualizziamo il documento appunto in quel foglio di stile. Copia di cortesia, visualizziamo il documento con una copia appunto fatto come PDF del documento emesso. Qua possiamo vedere i dati relativi ai documenti di trasporto che ho inserito nei riferimenti. Qua vediamo il nostro articolo, l'articolo descrittivo, il prezzo unitario, quindi qua il file XML appunto diciamo così nella propria forma. Invio email, appunto, come dicevo, il programma ci consente di fare l'invio del documento come copia di cortesia in formato PDF. Adesso a me non me lo fa fare perché non ho codificato nessun account, quindi quello che abbiamo visto all'inizio. Invia, facciamo la trasmissione direttamente appunto al sistema di interscambio, come in questo caso. Ovviamente un documento inviato non può essere più modificato. Salvo che la ricevuta di scarto, cioè la ricevuta dello SDI, non sia una ricevuta di scarto e quindi che il documento è stato scartato. A quel punto il programma ci consente di modificare un documento già emesso. Ok, quindi questa era una panoramica, diciamo così, su fattura self. Guardiamo adesso anche Fattura Self Pro, che come dicevo all'inizio ha delle funzionalità aggiuntive. Diciamo così, per utilizzare entrambi gli applicativi, sia Fattura Self che Fattura Self Pro, comunque deve essere attivato il servizio di fatturazione elettronica di Passepartout, devono comunque essere state acquistate delle fatture elettroniche, quindi per quelle vengono chieste in fase di attivazione del servizio, e quindi deve essere attivato lato PASCO, appunto la gestione della fattura elettronica per queste determinate aziende. È obbligatorio questo procedimento sicuramente per Fattura Self, che emette documenti puramente in formato elettronico. Per Fattura Self Pro eventualmente si potrebbe anche non attivare il servizio di fatturazione elettronica, perché Fattura Self Pro, come dicevo prima, oltre che avere quasi le stesse funzionalità di Fattura Self, ha dei moduli aggiuntivi e ci dà la possibilità di poter emettere i documenti anche in formato cartaceo. Ad esempio, se lo studio dovesse avere un cliente che è un medico,
quindi non è soggetto a fatturazione elettronica, ecco, con fattura self-pro potrebbe fargli emettere le fatture in forma cartacea e di conseguenza non è necessario in questo caso attivare il servizio di fatturazione elettronica di Passepartout. Guardiamo intanto quindi fattura self-pro adesso. Ok, sono in fattura self-pro, l'accesso, la metodologia di accesso è pressoché la stessa, okay, abbiamo le stesse funzionalità, la griglia come possiamo vedere è identica, quindi dato documento, e qui abbiamo, come vi dicevo prima, le fatture in verde, che sono appunto delle fatture passive che grazie a quelle disegnate di Passepartout sono state riportate direttamente nell'installazione appunto di fattura self-pro. Le fatture passive le possiamo visualizzare se ci clicchiamo sopra, in automatico ci mostra il file in formato elettronico dell'anteprima. Possiamo impostare una nota, possiamo impostarle come già lette. Impostandole come già lette, praticamente il documento non è più in grassetto, quello invece che in grassetto diventa appunto da leggere, quindi da vistare, tra virgolette. E abbiamo qui alcuni aspetti, diciamo così, migliorativi, tra virgolette, nella griglia documento. Prima cosa, in alto a sinistra abbiamo tipi documento, e qui possiamo vedere, in questo caso sono un professionista io, i tipi documento che possiamo emettere da fattura self-pro, quindi fatture, note di credito, e in questo caso anche le notule. Oltre a questo abbiamo la colonna con l'importo dell'euro. Questo ci dà modo di poter visualizzare lo stato di pagamento di queste fatture. Le fatture passive ovviamente hanno il triangolino perché sono fatture passive, il programma non controlla se sono state pagate oppure no. Per quanto riguarda invece le fatture emesse, il programma riesce a controllare lo stato della scadenza. Quindi col bollino rosso la scadenza vuol dire che non è stata saldata, col bollino verde invece è stata saldata, col bollino giallo è stata saldata appunto in parte. Andiamo sempre qui, allora, okay, entriamo dentro in un documento, anzi se no mettiamo un documento, facciamo un nuovo. Tipo documento, come vediamo la configurazione, comunque la struttura è pressoché la stessa, adesso qui sto mettendo le parcelle, quindi un po' diverso da una fattura, dopo andremo direttamente anche in un'azienda. Andiamo nel campo tipo documento, selezioniamo l'elenco, come potete vedere, a parte la classica FTE, che quindi è collegata a un formato elettronico, abbiamo anche la parcella tradizionale, ovvero quella con la causale FT o la nota di credito tradizionale. Quindi, come vi dicevo, fattura self-pro ci dà modo di poter gestire anche documenti puramente cartacei. Andiamo avanti, il tipo di registro, come vi dicevo, se nell'azienda ho codificato più sezionali, qui li posso vedere, li posso richiamare a, diciamo così, a mio piacimento. Auto e il numero del documento, qui andiamo nella grafica appunto del cliente. Qui posso codificare un nuovo cliente, come vediamo la videata di configurazione del cliente pressoché è la stessa. La differenza è che io qui nel campo tipo fattura elettronica potrei avere non gestita, perché appunto, ad esempio, i medici o i forfettari al momento sono esclusi dall'emissione delle fatture elettroniche. Di conseguenza io studio potrei dotare di fattura self-pro il mio cliente che non emette fatture in formato elettronico, però è per emettere le fatture in formato cartaceo. Questo sicuramente mi agevolerebbe nel recupero dati per quanto riguarda la prima nota, perché ogni fattura che io emetto in fattura self-pro e fattura self, come dicevo all'inizio, me la trovo direttamente nella prima nota presente in Pascom, quindi questo mi agevolerebbe sicuramente il recupero dati. Per il resto i campi sono pressoché gli stessi, qui abbiamo, beh, sono un professionista attivato alla gestione delle ritenute, quindi la ritenuta da conto, qui ho la barratura da attivare sul soggetto, la stessa cosa da fare per addebito del bollo, e qua il discorso per quanto riguarda sul payment, oppure anche il codice di pagamento abituale, quindi in fattura self-pro abbiamo delle informazioni un po' aggiuntive da poter associare direttamente all'anagrafica appunto del cliente. Ad esempio, in questo caso ho un soggetto con il tipo di fattura elettronica appunto non gestito. Facciamo una consulenza. E infatti lui mi avvisa che non è possibile mettere un documento in formato elettronico perché il cliente non ha la gestione attiva, quindi io vado avanti. E posso confermare il documento. Altrimenti, ovviamente io qua potevo codificare anche dei registri ad hoc, nell'anagrafica dell'azienda metto un registro con la descrizione solo per fatture elettroniche, un registro con la descrizione solo per fatture in formato cartaceo, e così da poter utilizzare un registro rispetto all'altro. Ok. Andiamo a vedere qualcosa che ho già inserito, no, giusto per possiamo fare anche un altro inserimento. Questo ad esempio è solamente cartacea.
Sul registro 3, che nella mia azienda l'ho codificato come registro solo per i documenti cartacei, possiamo vedere la pulsantiera verso destra, praticamente è la stessa, abbiamo i riferimenti, abbiamo il campo delle spese accessorie, abbiamo il dettaglio dei totali, dove possiamo vedere la cassa previdenza calcolata dal programma, perché un professionista ha attivato anche il 4% della cassa previdenza e la ritenuta. Se c'è il bollo lo possiamo vedere direttamente appunto nel dettaglio dei totali o anche qui nel piede del documento. La causale del documento e la sezione dell'allegato dove posso aggiungere nuovi allegati al documento stesso. Facciamo un esempio, ce l'ho su qualcosa che l'ha ritenuta. Codifichiamolo nuovo. Facciamo. Mi basta la partita IVA. Codifico la mia prestazione, vado in unità di misura, metto l'aliquota IVA, metto il prezzo, diciamo 100, con anche il soggetto a cassa previdenza. Convalido. Ok, mettiamo anche un po' di 100. Tipo di pagamento posso andare a codificare. Qua il stesso discorso mi attiva poi l'IBAN da poter gestire all'interno dell'anagrafica dell'azienda. Se vado qui nel dettaglio totali posso vedere la mia cassa previdenza e la ritenuta da conto. Se dovessi emettere dei documenti anche con un importo superiore a 67,47 euro con un codice IVA esente, in questo caso un E10, il programma mi va a calcolare anche il bollo di 2 euro, quindi lo vediamo qui nel totale. Ovviamente queste informazioni poi vengono scaricate anche nel file XML. Anche qui abbiamo sotto appunto la possibilità di fare un nuovo inserimento, di duplicare il documento, di visualizzare il documento con l'anteprima, la copia di cortesia. Vediamo qui con le informazioni relative al bollo, relativa alla cassa previdenza e alla ritenuta, quindi dati presenti nel file XML. Invio email e invio direttamente allo SDI. Ecco, se in questo documento vado appunto a cambiare il tipo di pagamento, mettiamo contanti, lui mi chiede sempre di ricalcolare la rata, il tastino rate perché ho cambiato il codice di pagamento. Ok, vediamo che il pallino del pagamento è diventato verde. Vediamo invece l'emissione di un altro tipo di documento, in questo caso abbiamo detto la notula. Okay? Se io metto nel mio archivio delle notule, quindi delle fatture pro forma, tra virgolette, quindi col tastino nuovo o duplica, facciamo duplica per fare prima, la modalità di emissione è praticamente puramente la stessa. Dall'archivio delle notule io posso però trasformare i documenti, praticamente qui parliamo di documenti cartacei, quindi non documenti elettronici. Vediamo che al serbatoio dello stesso documento il programma mi apre un modulo di stampa già predefinito di Passepartout, un modulo di stampa che si può comunque personalizzare eventualmente, ma la personalizzazione dovrà essere fatta lato, diciamo così, Pascom. Quindi io in questa notula pro forma che ho emesso, e la vediamo qui in griglia, posso fare la trasformazione a un documento di livello successivo. Quindi per quanto riguarda i documenti diversi da fatture, in fattura Safe Pro, il programma ci consente di fare la trasformazione dei documenti. Quindi io posso partire, e dopo lo vedremo in questo caso, da una notula o più notule per fare fino alla trasformazione della fattura del livello successivo. Quindi ad esempio io per Forcellini Roberta seleziono questi due documenti, adesso per la notula da quel messaggio, seleziono il documento, faccio trasforma e dico al programma di trasformarlo appunto nella fattura, cioè in questo caso nella parcella, che metto successivamente. Così in automatico il programma mi cancella, quindi mi toglie dall'archivio notule la mia notula che ho generato e mi va a creare la fattura che è Forcellini Roberta. Qui, la numero 13. Adesso qui siamo in un professionista, quindi diciamo così è meno rampante la gestione. Se andassimo invece in un soggetto di fattura self codificato come impresa,
Ovviamente nel menu dei tipi documento abbiamo più possibilità di generazione. Possiamo partire da un preventivo cliente, quindi un preventivo inserito appunto nell'archivio preventivi. La modalità di inserimento, come vediamo, è la stessa dei documenti che abbiamo visto prima, delle fatture. Il tipo documento è sempre quello, quindi la griglia, la struttura è sempre fatta alla stessa maniera. Quindi codificando un documento, in questo caso un preventivo, poi il programma ci stamperà appunto con un modulo dedicato ai preventivi presenti all'interno di Pasqua, noi possiamo andare a fare la trasformazione, possiamo trasformare più preventivi in un documento successivo, magari un cliente facciamo più preventivi, diventa poi un ordine, noi li andiamo a selezionare, facciamo trasforma e se questi documenti hanno le stesse caratteristiche, ovvero stesso cliente, stessa modalità di pagamento, stesso indirizzo di destinazione, il programma ci consente appunto di generare un ordine complessivo. Quindi io seleziono in questo caso tre preventivi, dico al programma che la generazione deve essere un ordine, lascio la data del 24/11/2021, seleziono con OK il documento e vediamo che il programma mi sta creando un ordine contenente gli articoli già presenti nei due ordini, nei tre ordini che ho selezionato. Le diciamo così, impostazioni sono le stesse, quindi il codice di pagamento è lo stesso, il cliente è lo stesso, in questo caso l'indirizzo di consegna è lo stesso perché non l'ho indicato. In questo modo il programma ci consente di fare questa trasformazione. Quindi prende questi tre ordini, li va a, diciamo così, sommare, ci crea un documento unico in cui vediamo i riferimenti dei preventivi trasformati, quindi preventivo 1, 12 del 24/1, 1 del 23/1, 2 del 23/11. Abbiamo creato un ordine unico e dal nostro archivio preventivi questi preventivi sono stati evasi. Vuol dire che il programma non li dà più disponibili perché appunto li va a cancellare ed eliminare perché sono stati trasformati in un documento di un livello superiore. Anche qui posso effettuare la stessa trasformazione. Quindi posso selezionare più documenti e trasformarli nel livello successivo, in questo caso in un documento di trasporto. In questo caso, ecco, deve esserci una parità di dati. Come vediamo qui, il programma ci avvisa, guarda che nell'ordine numero 3 c'è un pagamento diverso rispetto al primo, non ci fa la trasformazione. Quindi deve esserci appunto omogeneità dei dati per fare poi la trasformazione di un documento di livello successivo. Anche qui, se guardiamo l'inserimento di un ordine, abbiamo il tipo causale, ovviamente lo C dell'ordine. Campo cliente, descrizione, abbiamo gli stessi dati, comunque la struttura è simile, se non identica, alla struttura di emissione di un documento di tipo fattura. Quindi questo per far sì che l'utente veda nello stesso iter funzionale l'emissione di un documento che sia omogeneo per tutti i documenti che emette, quindi abbiamo cercato di semplificargli appunto la vita. Seleziono il mio documento, vado a fare la trasformazione, dico che si tratta appunto di un DDT. Lo seleziono e il programma ci riporta appunto tutti gli articoli presi dai documenti principali e qui possiamo vedere ordine numero 7, lo andiamo a confermare, ci genera uno stampato direttamente di tipo documento di trasporto, abbiamo il riferimento dell'ordine da cui sono stati presi questi articoli, documento di trasporto, quindi vediamo firma destinatario, conducente, firma vettore. Qui non c'è più l'ordine perché lo troviamo direttamente nell'area di lavoro di DDT. Eccolo qui, entriamo nel nostro DDT. Qua vediamo da quali ordini sono stati presi gli articoli, in questo caso era un solo ordine, quindi vediamo la destinazione, la provenienza che è OC7. E anche qui possiamo fare la stessa gestione, fare una trasformazione. Per quanto riguarda poi l'emissione del documento di trasporto, come vediamo praticamente la gestione è la stessa. Ho il campo indirizzo di consegna dove posso indicare l'indirizzo di consegna a cui deve essere consegnata la merce, indirizzo di consegna che poi può essere associato direttamente all'azienda per far sì che il programma comunque lo tenga in memoria. Quindi vado con indirizzo di consegna, se per un'azienda codifico un indirizzo di consegna diverso. Ok. Il programma me lo tiene in memoria, in questo caso per la mia azienda Automax SRL. Ok, io vado a codificare. Qui abbiamo l'indirizzo di destinazione diversa della merce col magazzino principale.
Ecco, se vado a codificare un nuovo documento per Automax, lui tiene in memoria l'indirizzo di spedizione che ho codificato per il recupero dei dati. Okay? Quindi questo mi agevola anche nel codificare più documenti con le stesse informazioni. Anche qui, come dicevo, posso selezionare più documenti e vado a fare la trasformazione in un documento elettronico di livello superiore. Di conseguenza sarà un TD24, ad esempio, oppure un TD1 se volessi forzarlo, ma noi solitamente proponiamo il TD24, che è la fattura differita. Confermo con OK. Sono all'interno appunto del mio documento. Quindi il programma ci mostra, in questo campo in alto a destra, la provenienza dell'articolo. Quindi questo articolo deriva da una bolla di carico, quindi un documento di trasporto, numero 2, numero 3 e numero 3. Ok, quindi ci dà anche un po' la provenienza, un po' per vedere il workflow dei documenti, quindi da dove sono stati presi. Per quanto riguarda le destinazioni e i trasporti, lui compila tutti i campi in automatico col valore varia perché vuol dire che ci possono essere più informazioni diverse dal documento. Confermiamo e abbiamo generato la nostra fattura differita. E da qui possiamo fare poi la spedizione. Quindi in Fattura Sell Pro possiamo gestire queste tipologie di documenti per averne poi appunto le varie trasformazioni in livelli successivi, quindi documenti che non sono puramente elettronici. Oltre a questo, nell'ultima tipologia di tipo documento da emettere, abbiamo la bolla di carico. La bolla di carico è un tipo di documento che noi andiamo a gestire quando appunto si arriva dalla merce in magazzino e il programma utilizza questo tipo di documento per caricare appunto gli articoli in magazzino. E come avete visto, quando vado ad emettere un articolo, lo vado a richiamare, il programma qui mostra disponibilità. Ecco, questa disponibilità ovviamente è data dal fatto che per questo articolo Pro, ad esempio, io non ho mai fatto nessun carico di magazzino. Siccome Fattura Sell fa anche una mini gestione di magazzino, tra virgolette, ci dà modo con i movimenti di bolla di carico BF di poter incrementare la disponibilità presente nel magazzino. Quindi quando io ricevo, appunto, acquisto la merce, mi arriva il DDT di trasporto della consegna, posso caricare questa bolla di carico direttamente all'interno di Fattura Sell Pro, in modo tale che il programma quindi aggiorni la disponibilità dell'articolo. Ok, sono 10.000 pezzi, vado a codificare, se riemetto adesso un documento con il tipo prova, vediamo, la disponibilità è cambiata perché il programma è andato a sottrarre la disponibilità che ho appena caricato, quella già evasa e di conseguenza adesso la nuova disponibilità. Ok? Quindi il documento di tipo bolla di carico serve appunto solo per incrementare questa informazione a livello della disponibilità degli articoli. In Fattura Sell Pro, come avete visto, qui in alto a sinistra non c'è il tastino come c'era in Fattura Sell, che è quello che abbiamo visto qui di Fattura Sell con le varie funzionalità. Perché in Fattura Sell Pro abbiamo delle funzionalità aggiuntive all'interno del menu principale, accessibili appunto da questa casina come icona. Cliccando sul menu principale vediamo altre gestioni presenti in Fattura Sell Pro, ovvero la gestione degli incassi. Quindi con la gestione degli incassi di Fattura Sell Pro l'azienda in autonomia può registrarsi l'incasso dei documenti. Quindi può dire queste fatture presenti di questo cliente mi sono state saldate, può saldare il documento per intero con questo apposito tasto, oppure può andare a modificare l'importo che ha saldato. E facendo salva, il programma in automatico va a creare, perché sono andato nel 2022, mi va a creare praticamente una nuova scadenza. Ok? Quindi questa gestione incassi è una gestione diciamo, di incassi semplificata, tra virgolette, che abbiamo creato ad hoc per Fattura Sell Pro, in modo tale che l'utente in autonomia possa andare a indicare quale fattura è stata incassata man mano che le emette. Questa informazione è molto importante perché ovviamente gli incassi che vengono fatti in Fattura Sell Pro in automatico ci ritroviamo direttamente anche in Pascom, quindi per questo è importante appunto che il cliente si gestisce in autonomia anche gli incassi, che lo faccia comunque bene, in modo tale che il commercialista abbia avvantaggiato, diciamo così, anche questa parte appunto di operatività.
Qui abbiamo sempre poi il tastino per importare le fatture elettroniche, quindi come abbiamo visto prima abbiamo l'import delle fatture, uguale a quello che abbiamo visto prima, quindi directory, registrazione in prima nota o documento già trasmesso allo SDI con le varie ricevute. La sezione per pubblicare i documenti, che è quello che abbiamo visto prima anche in fattura self, quindi quel tasto che c'era pubblica documenti con cui lo studio manda i documenti direttamente all'azienda, documenti per la consultazione. Ok. E in più in fattura self, si può attivare o disattivare, abbiamo anche, volendo, se non si disattiva, una gestione di prima nota. Nella gestione di prima nota che vediamo in fattura self pro, abbiamo una prima nota molto semplice, nel senso che la struttura è quella che c'è in Pascom, però ecco, l'utente non può, di fattura self non può andarsi a cancellare dei movimenti. Ok? Può cancellare solo dei movimenti contrassegnati col pallino giallo, che sono dei movimenti che comunque il programma in automatico genera dalle fatture che vengono emesse, quindi proprio dalla compiutenza. Okay? Quello che può fare in prima nota, eventualmente può registrare anche dei lati di tipologia di documenti, quindi la prima nota in questo caso è gestione completa al 100%, questi documenti però dovranno essere validati appunto dallo studio. Ovvero lo studio, dopo lo vedremo, quando entriamo nella prima nota di questa azienda, avrà i movimenti inseriti dall'azienda di fattura self pro con il pallino giallo e lo studio dovrà, diciamo così, controllarli e validarli, oppure li dovrà cancellare se questi documenti sono totalmente sbagliati. Quindi in fattura self pro c'è una gestione, diciamo così, semplificata, tra virgolette, della prima nota. Possiamo inserire delle fatture, possiamo registrare anche delle fatture ricevute, ok, possiamo fare anche dei pagamenti, in questo caso i pagamenti li posso fare o con la sezione del pagamento semplificato visto prima, oppure direttamente con la prima nota. Quindi abbiamo questa funzionalità aggiuntiva che è assente appunto in fattura self tradizionale. Oltre a questo, qui abbiamo sempre in fattura self pro due dashboard, un'analisi del fatturato e dell'incassato che ci consente appunto di vedere su dei grafici, adesso sto che lo sto aggiornando, l'andamento appunto dell'azienda, quindi quanto è stato fatturato con i mesi di riferimento, con l'importo del fatturato per mese, quanto è stato incassato, quanto è stato da incassare e quanto è scaduto e andrà a scadere in base alla data in cui sono dentro fattura self pro. In questo caso sono dentro dal quadro del 24/11 e questa data che mi viene presa di riferimento come data di giorno 0 in questo grafico qui in basso. Poi posso cambiare la modalità di visualizzazione, in questo caso trimestre o anno, mi cambia per il mio grafico inerente al fatturato. Quindi c'è una sorta di macroanalisi del dato appunto per quanto riguarda quanto ho emesso in fattura self pro e quanto è stato incassato. Quindi questa è la prima dashboard, poi abbiamo la seconda invece che è fatturato corrispettivo, più specifica possiamo dire così, mostra anche gli articoli più venduti, anche le fasce orarie, quindi sono anche un po' costruita con altre tipologie di informazioni, ma molto appunto i dati si sovrappongono. Gli articoli più venduti nello stesso periodo. Anche qua vediamo appunto gli articoli più venduti, la tipologia di fatturato, il tipo di pagamento, quindi possiamo avere un'analisi di queste informazioni. Oltre a questo abbiamo le anagrafiche, qui vediamo la rubrica appunto clienti e fornitori, mentre invece in fattura self li possiamo codificare direttamente dal documento, qui in fattura self però eventualmente li possiamo codificare prima esternamente, poi richiamare il documento o viceversa. E anche qui abbiamo quella anagrafica invece degli articoli, prodotti e servizi, che possiamo andare a codificare, oppure lo possiamo fare direttamente dall'articolo e dal documento che stiamo mettendo. E in più c'è diciamo così, l'app per leggere il QR code per le anagrafiche. Nella configurazione abbiamo la configurazione dell'account di posta e della password da modificare per l'accesso nel programma. Un'altra cosa su fattura self pro, noi eventualmente la modalità del tipo di incasso si potrebbe modificare, perché come abbiamo detto gli incassi che abbiamo qui è un incasso semplificato, quindi vediamo appunto una gestione di incassi molto semplice. Quello che possiamo fare invece è attivare per fattura self pro la stessa gestione del saldoconto presente in Pascom, e se non ricordo male in questa azienda dovrò averlo fatto. Ecco. Facendo un'attivazione a livello di utente, dopo ve la faccio vedere, l'utente a fattura self pro può avere la gestione incassi e pagamenti come quella che c'è direttamente all'interno di Pascom. Quindi qua attivare il saldoconto, clienti o fornitori e
utilizzare il saldaconto così proprio come c'è all'interno di Pascom. Quindi andare dentro la scadenza, indicare l'importo che ha pagato, personalizzare il pagamento con la casella di incasso di pagamento. Ok, magari pagarne anche più di uno e fare la contabilizzazione in automatico. Quindi questo è per dare all'utente la possibilità di poter gestire gli incassi in maniera più dettagliata e anche qui abbiamo modo, oltre al saldaconto, di fare poi la stampa di un estratto conto, quindi di vedere l'andamento delle scadenze, cosa è stato aperto, cosa è stato, diciamo, cosa è stato pagato e cosa non è stato pagato fino adesso. Sempre in fattura Sell Pro abbiamo nelle anagrafiche, nella rubrica clienti e fornitori, andiamo in estratto conto, qui abbiamo un estratto conto a video dove il programma ci mostra appunto la situazione delle fatture emesse, lo stato della rata, cosa è incassato e cosa no, con appunto il totale da incassare. Quindi posso visualizzare queste informazioni, in questo caso non è stampabile, direttamente anche dall'anagrafica del cliente presente in fattura Sell Pro. Altrimenti se mi attivo lo scadenziale, se mi attivo il saldaconto potenziato, tra virgolette, quello di Pascom, con la lista dello stato conto posso visualizzare la medesima informazione. Torniamo un attimo in Pascom, vi faccio vedere questa, diciamo così, gestione del saldaconto potenziato come si attiva. Per attivarlo è necessario entrare dentro Pascom con l'utente admin, andare sempre in servizi, configurazione, amministrazione utenti. Quindi sempre admin può fare questa operatività. Andare nell'utente negli utenti in questione, adesso vado in uno qualsiasi, andare in impostazioni e a pagina 2, dove c'è altre impostazioni, togliere il flag dalla casella, qui utilizzare il nostro tasto di ricerca che è F2 e andando in fondo, tra le varie funzionalità che possiamo attivargli, c'è attiva estratto conto, saldaconto in fattura Sell Pro. Quindi barrando questa casella e entrando e uscendo da fattura self, se vi siamo dentro, il programma attiva il saldaconto potenziato, che è quello che è già presente in Pascom. Tutto qua. Una volta salvata la configurazione, si esce sempre con OK. Abbiamo dato all'utente fattura self questa possibilità. Giusto per scrupolo, andiamo ad esempio dentro le aziende presenti in Pascom, quindi passiamo al lato commercialista. Andiamo nel nostro menu di contabilità, andiamo in revisione prima nota e come vi dicevo, qua ci troviamo le fatture contrassegnate dal pallino giallo. Sono tutte le operazioni che sono state emesse ieri e oggi direttamente dal cliente Fattura Self Pro, la stessa logica vale anche per Fattura Self. Sono contrassegnate di giallo perché? Perché lo studio in questo caso le dovrebbe validare, ovvero dovrebbe entrare nel documento, controllare se quello che è stato fatto è corretto e successivamente confermandola con OK, il programma, come vedete, toglie già il bollino giallo. Quindi il bollino giallo lo possiamo togliere movimento per movimento oppure validando in blocchi i documenti. Ovviamente per farlo bisogna prima impostare il filtro dove vogliamo appunto visualizzare solo le operazioni con il pallino e fare valida in blocco. E il programma in automatico toglie i riferimenti a tutti i documenti. Ecco, l'operazione della validazione è un'operazione che abbiamo reso necessaria, insomma, per far sì che almeno lo studio controlli i movimenti emessi dalla singola azienda. Poi, come abbiamo visto, se il pallino è giallo, la validazione in blocco è molto rapida, ok? Una sorta di validazione analoga l'abbiamo inserita anche con l'import delle fatture in formato elettronico. E lì in quel caso il pallino è rosso, quindi proprio bisogna entrare nel documento e confermare. Ok, allora guardiamo un attimo, guardo secondo la mia scaletta, se ho fatto vedere un po' tutto. Ok, allora guardiamo un po' di domande adesso che ho visto che ne sono arrivate un pochettino. Allora, una domanda, è possibile modificare un cliente che è in fattura self, in fattura self pro? Sì, la modifica del cliente si può fare direttamente da fattura self a fattura self pro, diciamo così che da self si fa direttamente dalla rubrica, nel senso che io vado qui, vado nuovo, posso andare in modifica, il programma mi consente di modificare il dato. Magari ho sbagliato la partita IVA. Quando lo vado a salvare, lui mi chiede se deve modificare
il soggetto, dico modifica, oppure se lo deve considerare un nuovo soggetto e quindi crearlo ex novo. Quindi con nuovo o un nuovo soggetto codificato in questo caso. La stessa modifica si può fare anche in Fattura Self Pro, la possiamo fare sempre dal documento oppure direttamente dal tasto anagrafiche nella rubrica clienti fornitori. La logica è pressoché la stessa. Allora, ma la differenza vera e propria tra l'utilizzo classico, ovvero per le fatture attive? No, non ho capito questa domanda, quindi è una fra le prime, se magari me la riscrive e poi dopo la riguardo. Allora, ok, un utente chiede come mai nella configurazione dei propri gruppi all'interno di Pasqua mi presenta solo Fattura Self e non anche Fattura Self Pro. Allora, perché Fattura Self è a livello, diciamo così, operativo, amministrativo, chiamiamolo così, viene dato in dotazione a tutti gli studi. Quindi per poter utilizzare Fattura Self l'unica, diciamo, prerogativa qual è? Quello di attivare il servizio di fatturazione elettronica con Passepartout e di conseguenza acquistare delle fatture elettroniche da poter associare a dare ai clienti per la propria gestione. Fattura Self Pro invece è un applicativo che ha una licenza aggiuntiva, quindi un'estensione a pagamento, estensione a pagamento, di conseguenza per poter avere anche Fattura Self Pro nei propri gruppi da gestire e codificare è necessario quindi acquistarlo come abilitazione. E in più, eventualmente, se ci sono delle fatture elettroniche da far gestire, anche attivare il discorso del pacchetto delle fatture elettroniche. Quindi è un modulo aggiuntivo che va acquistato, ecco perché non tutti troveranno nella gestione dei gruppi presenti all'interno dell'amministrazione utenti anche il gruppo Fattura Self Pro. Diciamo così, abbiamo diverse installazioni di Fattura Self Pro, ne hanno giovato di più che appunto quei clienti che non sono soggetti al momento a emissione di fattura elettronica e quindi, ad esempio, appunto parlo sempre della classe dei medici e di conseguenza facendogli acquistare Fattura Self Pro, lo studio si è emesso i documenti, non sono un dentista, in autonomia su forma cartacea, e lo studio commercialista ne ha giovato perché in prima nota si è trovato già i movimenti già codificati. Ed è normale che in questo caso la soluzione è molto ottimale perché, sappiamo che magari un studio dentistico o un medico o quant'altro, quei soggetti che sono esclusi, solitamente mettono sempre molte fatture nell'arco del mese o comunque delle settimane. E quindi questo fa sì che un addetto di studio non debba per forza stare lì a ridigitare tutte le fatture per registrare un'altra volta. Allora, ci sarà, penso entro fine anno, almeno così ho visto che era in sviluppo, una funzionalità, se non entro fine anno sarà comunque a breve, che lato Pascom consentirà di poter visualizzare, lo vediamo, entriamo in questo Fattura Self. Ok, ci sarà modo di poter visualizzare nella prima nota presente nello studio anche lo stato del documento in formato elettronico, quindi lo stato di trasmissione, se il documento è stato trasmesso e è stato accettato, perché appunto il documento qui lo troviamo da validare, è normale che se per caso noi lo validiamo e il cliente si dimentica poi di trasmetterlo, in realtà il documento non esiste finché non viene trasmesso allo studio. E quindi noi per questo introdurremo, mi pare entro finale dovremmo già farcela, se non a breve, insomma, una funzionalità che dalla prima nota ci consenta di vedere lo stato delle fatture, appunto, che derivano da registrazione di estensione, come in questo caso Fattura Self o Fattura Self Pro, con il loro stato di gestione in formato elettronico, ovvero se il documento è stato trasmesso allo SDI, se è stato accettato o è stato scartato, così da avere appunto una panoramica e vedere quale documento non debba poi effettivamente essere considerato e quale invece è considerato. È una cosa su cui ci stiamo lavorando, ecco. Allora, se utilizzo Fattura Self o Fattura Self Pro, come abbiamo detto, la rubrica unica è condivisa. Di conseguenza, se io codifico appunto in Fattura Self una nuova anagrafica, chiamo cliente. Ok,
Questo soggetto, anche se non è stato utilizzato nei documenti, me lo trovo direttamente anche. Dai, lo devo trovare, scusate. Ok. Se vado nella mia rubrica unica. Dove lo trovo? Eccolo qui. Ivan Bisone Spa SR. Quindi quello che voi codificate nella rubrica unica di Pascom in automatico poi è possibile richiamarselo anche in fattura self o fattura self pro e viceversa. Quindi questo fa parte del fatto che l'integrazione dei dati appunto è al 100%. Qui le estensioni fattura self e fattura self pro stanno lavorando nella stessa installazione in realtà, ok? Quindi questo fa sì che ogni cosa che fa una delle due, dei due attori di questa nostra scena viene riportata nello stesso database e quindi non c'è ridondanza dati, non bisogna fare dei trasferimenti, non bisogna fare nulla di aggiuntivo, basta codificare il dato e questo poi in automatico viene già riportato. Sì, la registrazione di questo corso poi sarà disponibile sulla nostra area di EduPass, insieme poi anche alle altre pillole che vi ho fatto vedere che sono già presenti, insieme poi anche al corso fatto appunto anche qualche tempo fa. Quindi poi sono tutto materiale formativo e didattico che sarà poi a vostra disposizione. Allora, un utente chiede, sono un magazzino caricato, posso mettere una descrizione libera? Certamente si può fare questa cosa sia in fattura self che in fattura self pro. Ecco, è normale, io posso anche codificarmi, non so, un articolo, facciamolo così, nuovo documento, cioè, mi codifico un articolo, come mi pare, posso scrivere quello che voglio, unità di misura, facciamo pz, andiamo con il codice IVA. Lo codifico, vado nel campo descrizione, non mi piace quello che scrivo, scrivo articolo. Vado avanti, il programma mi tiene con la descrizione che ho dato all'articolo. Quindi potrei crearmi in questo caso un articolo fittizio e di volta in volta modificare la descrizione. Dopo è normale, la cosa ottimale sarebbe che mi crea un articolo ad hoc e così di volta in volta non modifico sempre solo la descrizione. Dopo uno. Diciamo così, scegliere lui il suo modo operativo. Cambio la quantità, metto il prezzo e il programma mi consente poi di salvare il documento. Quindi non necessariamente la descrizione dell'articolo può essere sempre quella, il succo del discorso è questo. Allora, ok, questa è una domanda per quanto riguarda la pubblicazione dei documenti. Per far sì che la pubblicazione dei documenti vada a buon fine e quindi che il fattura self, fattura self pro possa vedere i documenti pubblicati dallo studio, è necessario che lato Pasco, quindi lato studio, l'azienda, lo studio vada direttamente in DocuVision, impostazioni DocuVision, classi documento. Accedendo quindi in DocuVision, in impostazioni DocuVision, classi documento, lo studio può andare ad indicare, adesso perché sono, devo chiuderli, lo studio può andare ad indicare, adesso non lo fa vedere perché ci sono utenti dentro, un attimo che chiudo tutto, io lo faccio vedere. Ok. Azienda, DocuVision, impostazioni DocuVision, classi documento, ovviamente deve essere nell'azienda in questione. Andando nelle classi predefinite, io ho per ogni classe la pubblicazione dei documenti. Per far sì che questi documenti, una volta che io li stampo e li archivi in DocuVision, vengano visualizzati ed essere disponibili nella sezione della pubblicazione, devo andare su pubblicazione documenti e dire al programma, ok, pubblica il documento della classe 900 e quali possono essere pubblicati. Ed è questa la discriminante che fa sì che quando io stampo un documento e lo vado a stampare sulla stampante DocuVision, questa poi venga riportata nell'area di gestione e pubblicazione documenti. Allora, esiste una funzione che consente di calcolare automaticamente la fattura self il totale delle vendite e degli acquisti,
Purtroppo in Quattro Self non abbiamo questa po possibilità. Per quanto riguarda in Quattro Self Pro, eventualmente utilizzando la dashboard che abbiamo visto prima, abbiamo un'analisi del fatturato emesso e dell'incassato. Quindi lì potremmo eventualmente, sia mensilmente che in maniera annua, vedere quanto abbiamo fatturato e incassato. In Fattura Self non abbiamo liste di questo genere. Diciamo che Fattura Self nasce per coprire l'esigenza puntuale, devo emettere documenti in formato elettronico con l'agevolazione del fatto che quello che emetto viene già riportato nella prima nota dello studio in PASCO. Quindi non ha altre funzionalità aggiuntive. Ci potrebbe essere tranquillamente quella richiesta, ovvero quella di poter calcolare o visionare il dato del totale vendita, totale acquisti, lo farò presente appunto qui di dovere, ecco, però al momento non c'è questa possibilità in Fattura Self. In Fattura Self però possiamo eventualmente verificare le vendite, ma non gli acquisti. Allora, è possibile inserire la contropartita di ricavo in fase di emissione e creazione di un nuovo cliente? Questo per attività, quindi che riguarda più la contabilizzazione del documento in prima nota, quindi indicare nell'articolo che codifico oppure all'interno dell'anagrafica cliente il conto da movimentare è un'operazione che non possiamo fare in Fattura Self o Fattura Self Pro. Lo possiamo fare al momento solamente lato PASCO, andando nella nostra rubrica unica, andando in questo caso nell'anagrafica del cliente e in condizioni automatismi indicare eventualmente la contropartita automatica da andare a riportare quando viene movimentato questo cliente, quindi cosa avere già nella prima nota in maniera specifica. E la stessa cosa la possiamo fare, ad esempio, nell'anagrafica presente nel menu Parcella o Magazzino, nell'anagrafica Prestazioni o Articoli. Qui abbiamo appunto il tastino Condizioni contabili con la contropartita che il programma va a movimentare. Quindi al momento l'indicazione della contropartita per la contabilizzazione è attiva solo lato PASCOM, non è attiva lato Fattura Self o Fattura Self Pro. Allora, per alcuni clienti faccio le fatture, ma adesso ad indicare l'IBAN. Allora, l'IBAN in automatico lo possiamo indicare dentro Fattura Self Pro, nel campo che abbiamo visto in basso, quindi quando emetto il documento. Qui in basso metto un tipo di pagamento bonifico, si attiva il campo dell'IBAN, se è già presente in azienda, quindi in contabilità, nella tabella banche, il programma ce lo riporta, altrimenti da qui possono fare un nuovo inserimento e codificarlo. Quindi io la codifica la faccio direttamente alla Fattura Self o Self Pro della nuova banca, oppure il programma mi dà modo di poter caricare la banca e quindi l'IBAN di conseguenza in contabilità nella tabella delle banche. Allora, con Fattura Self, sull'invio di ricezione è possibile mettere delle fatture verso la PA? Qual è la procedura per firmare i documenti? Allora, se abbiamo solamente il servizio di invio e ricezione, quindi vuol dire che Passepartout in questo caso fa solo da transito del documento, e i documenti a pubblica amministrazione devono essere firmati. Quindi questo vuol dire che quando vado nell'anagrafica dell'azienda, quindi in azienda, anagrafica azienda, in fatture XML SR conservazione digitale, devo andare a indicare anche la firma. Adesso io ho un servizio l'inclusive, ok, quindi non me lo fa, non lo fa cambiare, no. Con il servizio invio e ricezione, qui in basso si attiva nell'area della PA in realtà un campo firma dove devo andare a indicare appunto se è obbligatoria la firma, ok, e quindi eventualmente anche qual è il soggetto che fa la firma. In questo modo, quando emetto il documento, però non quando lo spedisco, se non ricordo male, viene richiesto anche la firma del documento, quindi il programma dovrebbe andarsi a leggere poi anche eventualmente la smart card per la firma del documento. Però su questa cosa ho un dubbio, quindi magari facciamo così: chi ha necessità di poter emettere un documento verso la PA è attivo solo il servizio invio e ricezione, quindi non anche la firma, magari se ha necessità di avere informazioni aggiuntive, può aprirci un ticket in assistenza, quindi dopo vediamo direttamente l'iter operativo da seguire, perché se non ricordo male c'è da fare anche un'altra cosa nella configurazione. Però per non dire qualcosa di sbagliato, vi consiglio apriteci un ticket così dopo vi alleghiamo alla procedura corretta.
Allora, nella schermata iniziale di fattura SEL posso dividere le fatture attive da quelle passive. In realtà, vediamo un attimo, perché quelle passive sono quelle di colore verde. Eventualmente potrei, cioè più che dividere, utilizzare la colonna tipo, dove per fare appunto in questo caso io ho fatto una sorta di ricerca, ci ho cliccato sopra, il programma in automatico mi raggruppa tutte le fatture ricevute e poi quelle emesse. Però, ecco, altre tipologie di raggruppamento non è presente, perché appunto la semplicità di sia di fattura SEL e fattura SEL Pro è che tutto è presente nella stessa griglia. Quindi in verde troveremo sempre le fatture ricevute, in grassetto quelle da leggere, non in grassetto quelle già lette, quindi già quelle già vistate, e le altre invece le troveremo di in colore nero tradizionale. Però non posso fare una distinzione più specifica, ok? Allora, il bollino del pagamento, confermo, cambia colore in base a quello che io indico direttamente nel mio documento, quindi se lo metto pagato con contanti oppure no, ed anche eventualmente di quello che viene fatto in contabilità. Quindi se io nella prima nota un documento vado a saldarlo, quindi con saldaconto lo vado a impostare già pagato, il programma in automatico per l'utente che ha fattura SEL Pro mi cambia anche il colore del bollino. Quindi da rosso mi diventa giallo o verde, perché il tipo, diciamo così, l'informazione attiva al pagamento prende l'informazione appunto dalla situazione presente nello scadenziario. Allora, per inviare le fatture allo SDI serve il dispositivo di firma digitale? La risposta è no, perché le fatture che vanno solamente allo SDI, quindi al sistema di interscambio e non alla pubblica amministrazione, non è richiesta obbligatoria la firma digitale, quindi quelle si possono mandare anche non firmate. Quelle invece che vanno alla pubblica amministrazione devono essere obbligatoriamente anche firmate. Quindi lì in quel caso o si ha il servizio l'inclusive di Passepartout, se la Passepartout fa la firma digitale di quei documenti, che vanno alla PA in questo caso, oppure bisogna firmare il documento, diciamo così, esternamente prima di trasmetterlo. Allora, nel caso di un'azienda edile che deve mettere fatture con indicazione dello sconto in fattura, come si inserisce tale indicazione? Penso che faccia riferimento al discorso del super bonus. Allora, vediamo un attimo la nostra gestione. Anche questa, se non erro, documentata nella versione 2021D, quindi qui nelle parole di istruzione, di installazione ci sono indicazioni aggiuntive. Andiamo un po' a vedere come si mette il documento. Ok, io qua ne avevo già messo uno. Praticamente io metto il mio documento. Per mettere il documento con lo sconto del bonus edilizio, per prima cosa andiamo a vedere dall'inizio. Devo andare nella configurazione dell'azienda, nei dati aziendali, se non ricordo male, nei parametri di magazzino. E qui deve essere presente, ecco, il campo gestione bonus edilizio attivo selezionato. Questo fa sì che quando vado a emettere il documento o da fattura SELF o da fattura SELF Pro, diciamo nuovo documento, cliente codificato così in maniera specifica, giusto per prendere quello, tanto poi altre indicazioni non c'è da fare, non ci sono da fare. Quantità 1, non so, prezzo. Ok, 25.000. Quando vado nel campo abbuono, si attiva il campo qui di lato, la sezione del bonus edilizio. Ci clicco sopra, l'importo del bonus, la percentuale del bonus. E confermo. Il programma in automatico mi determina da solo l'abbuono, ok? E questa informazione mi viene riportata anche nel file XML. Ah, un'altra cosa, per farla puoi riportare anche nel file XML nella descrizione, quindi dopo aver, diciamo così, primo step si attiva la gestione in una grafica azienda, nei dati appunto aziendali, nella gestione del magazzino, attivo la gestione del bonus edilizio qui in basso. L'altro step da fare è andare in servizi, prima di emettere la fattura, andare in servizi personalizzazione modulistica grafica.
richiamare il tipo di fattura che si emette, in questo caso una fattura elettronica, quindi FTE. Qua c'è il tastino riferimenti normativi personalizzati, bonus edilizi, e vado a indicare diciamo, la descrizione del riferimento che voglio che il programma riporti nel file XML, quindi sconto praticato in base all'articolo 121 del decreto, eccetera, eccetera. Fatto questo, sempre sulla causale indicata, faccio parametri modulo, opzioni modulo, riporta riferimenti bonus edilizio, fine corpo. In questo modo, quando poi vado a emettere il documento che abbiamo fatto prima, quindi vado nel mio documento da emettere, vado nel campo abbuono, quindi vado nel campo abbuono, super bonus edilizio e vado a attivarne poi la gestione. Ecco, una volta fatto preventivamente quella configurazione, nel file XML ho anche questa informazione. Contabilmente parlando, invece, sia che abbia il bonus edilizio o il super bonus, il programma, se ho fattura Self Pro, in automatico mi registra anche appunto l'operazione in prima nota della fattura con l'abbuono. Credito d'imposta, decreto legge col conto specifico. Ok? Questo lo fa in automatico se io emetto un documento dal magazzino tradizionale e se lo emetto da fattura Self Pro. Se emetto il documento con un bonus edilizio, un super bonus direttamente da fattura Self, quello che non fa il programma è la gestione dell'abbuono che vediamo qui. Mi farebbe solamente la fattura emessa. Dovrei andare poi a integrare la prima nota con questa operazione aggiuntiva in più. Poi tutte queste informazioni sono state documentate nella versione 2021D. Qui poi trovate anche l'indicazione, comunque il riepilogo di quello che abbiamo visto adesso. Allora, ma si può limitare il cliente per determinate funzioni tipo incasso della fattura che non vada in prima nota in automatico? Allora, in quel caso, ecco, la gestione dell'incasso noi la gestiamo sia da fattura Self che fattura Self Pro in automatico in base alla condizione di pagamento, nel senso che se il cliente emette un documento e il tipo di pagamento è contanti, il programma in automatico, per un automatismo che è presente appunto dentro Pascom in questo punto, va a registrarmi anche il pagamento. Se il cliente mi mette anche il totale pagato qui, il programma va a registrarmi anche il pagamento. Quindi se ho il codice di pagamento specifico e vado a lavorare invece sul campo pagato, in prima nota mi troverò, oltre che la fattura da validare, in questo caso no perché sono dentro la Pascom, mi troverò anche il pagamento. Quindi per evitargli questa gestione, in questo caso, ecco, sarebbe che l'utente di fattura Self Pro non vada mai a valorizzare il campo pagamento presente nel piede del documento, oppure anche indicare un codice pagamento diverso da contanti, può essere bonifico o quant'altro. In questo modo, se io qui non indico contanti, ma indico qualcos'altro, il programma a salvataggio non mi fa anche il pagamento in prima nota, altrimenti se io metto contanti o metto il totale pagato qui, per il programma l'informazione è pagata e mi va a registrare anche appunto il pagamento in prima nota. Allora, è possibile collegare un lettore e poter importare i dati dal cliente a tessera sanitaria? E se non ricordo male, questa cosa al momento non è possibile. Ci hanno già chiesta, se non erro abbiamo una richiesta di implementazione, ma non mi ricordo a che punto è. Quindi magari su questa cosa mi posso informare. Comunque, potrebbe essere molto utile far sì che codificare una grafica del cliente direttamente leggendo appunto la tessera sanitaria, così se do in dotazione a un medico fattura Self Pro in automatico ha la codifica del suo paziente. Quindi questa cosa potrebbe essere effettivamente molto utile. Mi sembra che ce l'abbiano già chiesta, ma non mi ricordo lo stato di avanzamento della richiesta. Poi magari indago e eventualmente vi faccio sapere. Allora, puoi spiegare come si attiva fattura Self o Self Pro per un cliente di studio? Rivediamo un attimo l'operatività. Quindi chiudiamo tutto.
Primo step, parliamo di step, è quello di, allora, se devo attivare fattura self, è obbligatorio che io abbia attivato il servizio di fatturazione elettronica con PassportU. Quello devo attivare per forza, se no non posso codificare l'azienda in fattura self. Quindi attivo il servizio. Una volta che ho attivato il servizio di fatturazione elettronica, entro in PassportU con il mio utente admin, vado in servizi, configurazione, amministrazione utenti, vado nella mia gestione gruppi, nuovo gruppo come mi pare, descrizione come mi pare, e qui vado a creare un gruppo associato a fattura self. Questo gruppo, una volta che viene creato, lo vado ad indicare nell'utente che vado a codificare. Quindi io codificherò per questa azienda che dovrà utilizzare fattura self un suo utente specifico con cui entrerà nel programma appartenente al gruppo fattura self. In questo modo l'azienda, quando entrerà in fattura self dal link di PassGo oppure da un eDesk, se glielo vogliamo fornire da qualsiasi cosa, vedrà solo la sua azienda con le sue funzionalità. Per quanto riguarda invece fattura self Pro, la gestione è analoga, non è obbligatorio attivare il servizio di fatturazione elettronica, perché sono un medico che mette solo fatture in formato cartaceo, non devo per forza attivare il servizio di fatturazione elettronica, quindi fatturazione elettronica in questo caso non è obbligatoria. È obbligatorio acquistare la licenza però di fattura self Pro. Quindi se io ho questa esigenza, contatterò il mio commerciale di riferimento e dire mi servono X fattura self Pro. Attivata questa abilitazione, quando andrò in servizi, configurazione, amministrazione utenti, nella gestione dei gruppi dovrò fare un nuovo inserimento, invece di vedere solo fattura self vedrò anche fattura self Pro. In questo modo la gestione è poi uguale, codifico un gruppo fattura self Pro, quando creo un nuovo utente lo assegno al gruppo di fattura self Pro. In questo modo, quando l'utente effettuerà l'accesso, vedrà la sua azienda in fattura self Pro, con la possibilità di mettere documenti in formato cartaceo e documenti in formato elettronico. Per i documenti in formato elettronico devo poi successivamente, se è interessato a questa gestione, attivare il servizio di fatturazione elettronica. Altrimenti, se mi servono solo i cartacei, perché il mio cliente è un medico, in questo caso è uno studio o un dentista, non attivo il servizio di fatturazione elettronica, attivo solo fattura self Pro, faccio la configurazione e gli do annotazione del prodotto. Allora, un cliente che inserisce il prezzo al lordo, si può chiedere al programma di scorporare? Si può fare. Sia in fattura self che fattura self Pro. Adesso entro da qui per far prima. C'è il tastino per lo scorporo del prezzo. Vado a memoria, adesso lo troviamo. Inserimento, facciamolo nuovo. Ecco, se vado qui nel campo del prezzo, qua ho messo 500, in questo caso è 500 non comprensivo di IVA, quindi fa 500 per 22, c'è l'IVA e quant'altro. Se invece è comprensivo di IVA, ho il tastino qui in basso, scorporo IVA. E di conseguenza lui parte dal fatto che il prezzo che ho inserito lì è già comprensivo di IVA, mi fa lo scorporo, e quindi il documento poi diventa sempre 500. Quindi il tasto per lo scorporo IVA ce l'abbiamo qui in basso e si attiva quando sono nel campo del prezzo. In fattura self, è una domanda che viene successivamente, come abbiamo detto, posso inserire un cliente solo in fase di emissione del documento. Non è come in fattura self Pro che ho anche la sezione anagrafica dove posso visualizzare e inserire anagrafiche a monte. Quindi un soggetto lo dovrò andare a codificare in fase di emissione del documento. E siccome la stanno vedendo, lo ripetiamo, in fattura self le fatture ricevute nel ciclo passivo lo visualizzerò nella griglia dei documenti contrassegnate con il colore verde o in grassetto oppure non in grassetto se le ho già impostate come lette. Allora, ecco una domanda interessante, infatti la volevo spiegare. È possibile fare in modo che quando emetto i documenti, sia da fattura self che da fattura self Pro, il programma mi includa nell'allegato anche un PDF della fattura stessa? Per fare questa impostazione al momento, anche qui abbiamo una richiesta, spero di portarla a termine il prima possibile,
Per far sì che il programma, quando io emetto dei documenti, lui alleghi all'interno del file XML anche la fattura in formato PDF, è necessario per ora lavorare direttamente lato custom, ovvero andare nella rubrica clienti e fornitori dell'azienda, andare sul cliente in questione, andare a pagina 2 e indicare, includi allegato codice formato, mettere il valore effettivo che sta per fattura emesso. In questo modo, questo è Giuseppe Sass. Quando andrò a mettere un documento per questo soggetto, e guardiamo un secondo, aspettiamo un secondo. Quindi io emetto un documento per questo soggetto, vedete qui appare la graffetta. Se vado su Visualizza, posso scegliere visualizzare il documento in formato elettronico o visualizzare il documento con formato fattura. Però per farlo, come vi dicevo, al momento devo per forza andare nella contabilità, nella rubrica clienti, andare sul cliente in questione, pagina 2, e indicare questo valore in questo campo. Eventualmente, sempre da Pascom, potrei fare questa impostazione anche massiva. Se il mio cliente potenziale mi dice: guarda, io voglio allegare il PDF in tutti i documenti di tutti i clienti che emetto, si può andare in servizi, ve lo faccio vedere per scrupolo, ma ripeto, sarebbe meglio che noi gestissimo una funzionalità diversa, cioè farlo consentire anche all'utente di fattura self o self pro di fare questa impostazione, cosa che abbiamo già segnalato. Comunque, per farlo al momento da Pascom, dovrei andare in servizi, variazioni, contabilità, condizioni cliente fornitori. Quindi servizi, apro l'azienda in questione che ha fattura self o fattura self pro. Vado in servizi, variazioni, contabilità, variazioni, condizioni clienti e fornitori. E a pagina 3 abbiamo includi allegato formato del documento. Quindi qui dopo potrei mettere, diciamo così, dire al programma che se il campo è vuoto, in questo caso è uguale a qualcosa di vuoto, deve essere uguale successivamente al valore FT. In questo modo, quando faccio elabora, il programma massivamente mi riporta per tutti i miei clienti campo in cui è allegato uguale FT. Così, ogni volta che questa azienda andrà a emettere un documento da fattura self o fattura self pro, avrà già l'allegato incluso, quindi questa impostazione è già fatta, e così lo vado a fare massivamente. Allora, per quanto riguarda invece le operazioni di prima nota, appunto, che derivano da fatture emesse da fattura self o fattura self pro, lo studio qui ha libero arbitrio e libero potere, nel senso può fare quello che vuole, cioè un documento che in questo caso è anche giallo, lo studio lo può cancellare. Chi invece lavora in fattura self o fattura self pro non può cancellare i documenti che sono già stati validati. Quindi questo lo studio può operare a 360 gradi sulla prima nota. Ok? Diciamo così che l'agevolazione di avere già il documento registrato in prima nota è una cosa molto comoda, consente allo studio appunto di fare solo dei controlli eventualmente, però ecco, lo studio può ha totale potere sulla prima nota. L'utente fattura self pro invece può eventualmente inserire dei movimenti, ma non può appunto cancellarli. Vi ringrazio per aver partecipato, spero che sia stata molto utile e interessante come sessione formativa. Nel caso se avete altri dubbi o chiarimenti potete aprirci un ticket in assistenza e poi ci risentiamo. Quindi grazie per aver partecipato, vi auguro una buona giornata.